Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video su Metal Dog Channel. Ieri è uscito Sofix, sono andato a vederlo al cinema. E appunto Sofix è il decimo film della saga di Saw, l'undicesimo se contiamo anche Spiral, ovvero lo spin-off, che è uscito di recente. Devo dire che io ero abbastanza scettico sulla qualità del film perché i Saw è una saga che mi ha appassionato tantissimo i primi tre, poi via via è andata sempre più scemando. Saw Legacy e appunto Spiral non mi erano piaciuti per niente, però devo dire che sono stato abbastanza sorpreso perché il film è davvero interessante. Incentrato sulla figura, questa volta centrale, di John Kramer, ovvero il nostro Gesù, e a livello di storia è basato tra il primo suo e il secondo suo, quindi questo sta in mezzo, quindi in teoria può essere visto dopo il primo suo, mai come stanno facendo tutti con questi sport di regular, reboot, eccetera. E la cosa interessante è che appunto noi sappiamo che John Kramer è morto nella saga di Saw perché era malato di cancro, e qui vediamo appunto il nostro John Kramer che va a curarsi contro il cancro. Non voglio fare tantissimo spoiler sulla trama perché la trama è molto semplice, però voglio fare spoiler, quindi comincio con John Kramer che deve andare a operarsi per distruggere il cancro, perché c'è questa associazione che dice che riesce a risolvere un problema così grosso. Lui si fida, ma poi succederà quello che succederà, insomma. La prima parte del film è incentrata tutto su questo, quindi devo dire che il film dura 2 ore e penso che sia quello più lungo di tutta la saga di Saw. E a parte che devo dire che Tobey Bell io l'ho trovato veramente in forma, veramente in parte, e l'ho sentito proprio che ci ha messo l'anima per fare questo ruolo, tornare a interpretare Gesù in un ruolo principale dopo tantissimo tempo. E gli è andata veramente molto bene. Comunque devo dire che la trama a tratti sembra che ha un po' dei buchi, però poi ci sono delle cose che riescono a collegarla, quindi da questo punto di vista devo dire che il film funziona abbastanza bene. La regia mi ha abbastanza colpito. Il regista è Kevin Greudert, che aveva già diretto anche altri capitoli di Saw precedenti, anche quelli un po' meno all'altezza, devo dire. Prodotto dalla Twisted Pictures e dalla Lionsgate, e distribuito in Italia da Eagle Pictures e da Leone Film. Quindi abbiamo anche Sony Smith che torna a interpretare il ruolo di Amanda Young, e devo dire che anche lei l'ho trovata molto in parte, anche se a me sembra quasi che Tobin Bell è ringiovanito e lei sia invecchiata molto di più, però comunque questo è un parere personale. Ma detto questo, comunque devo dire che il film funziona abbastanza bene. La prima parte è più lenta rispetto alla seconda, però è proprio questo che rende questo film un po' un punto di svolta per quanto riguarda la saga di Saw, perché gli altri film sono tutti sull'ora e mezza, però diciamo che l'ora e mezza è tutta composta da questi splatter, torture, omicidi, eccetera. E quindi qui invece la prima parte del film è molto incentrata su John Kramer, che poi ovviamente sarà importante tutto quello che succede nella prima parte del film, per poi sfociare nella seconda parte del film, che poi comincia a diventare un po' più un Saw classico. E a parte la bella differenza riescono ad inventarsi dei modi sempre diversi per non
copiarsi, soprattutto poi per quanto riguarda scene di tortura, eccetera. Poi ovviamente bisogna dire che parlando di Saw, stiamo parlando comunque di una saga abbastanza cruda, quindi ci sono tantissime scene splatter, tantissime scene molto molto forti e non so se c'è anche una versione uncut, ma devo dire che questa era già molto molto cruda. E una cosa interessante è che forse per la prima volta in assoluto vediamo un John Kramer molto più umano, un John Kramer che caccia fuori dentro di sé anche l'anima e che ti fa capire poi il perché lui riesce a fare quello che fa in un certo senso, sapendo anche che è sbagliato, però riuscendo comunque a dimostrare alle persone che sbagliano che in ogni caso, anche se loro hanno sbagliato, lui riesce a dare una scelta e appunto sono loro a proiettarsi verso il loro futuro andando incontro alla morte, quindi se tengono davvero a vivere riusciranno a fare cose che nemmeno loro riusciranno a spiegarsi su loro stessi per andare avanti. E quindi devo dire che comunque la trama mi è piaciuta, una bellissima fotografia. C'è una fotografia interessante perché il film comincia in una maniera molto più luminosa, eccetera. Poi la fotografia comincia a diventare sempre più buia, fino poi a sfociare nella seconda parte del film che è totalmente scura. La colonna sonora non mi è dispiaciuta, anche se ovviamente poi il tema principale è sempre lo stesso. Gli interpreti mi sono piaciuti abbastanza e appunto, come ho detto, la regia anch'essa mi è piaciuta abbastanza. E devo dire che il film un bel 7 se lo merita appieno. Io sono andato in sala avendo bassissime aspettative, sono rimasto abbastanza soddisfatto. Uno dei migliori Saw, sicuramente, qualcuno addirittura l'ha definito migliore anche del primo, nonché migliore della saga. Ora io, per me, sicuramente meglio del primo, no, forse pari al secondo, forse. Però, insomma, comunque è un film di buona fattura, un ottimo horror. Un film che poi alla fine, anche chi non ha visto gli altri film, lo capiscono abbastanza perché diciamo che a parte un po' i personaggi che non vengono molto spiegati, ma a parte questo, diciamo che ha una trama che può essere vista anche discostandosi da tutti gli altri, però su alcune cose io eviterei di consigliarla a chi non ha visto i vecchi perché possono spoilerarsi cose che nei vari film vecchi possono far intuire cose molto importanti, ecco, diciamo così. Poi, ovviamente, però, chi non ha visto i vecchi riuscirà a godersi anche questo film, forse non al 100%, ma all'85% sì. Quindi, sono state interessanti anche tutte le nuove scene che sono riusciti a trovare. Gli effetti speciali sono stati anche loro molto, molto interessanti. Devo dire che è un film in cui non posso lamentarmi di nulla. E d'altronde, il primo Saw è del 2003 e siamo appunto dopo 20 anni con appunto a parlare del decimo film, ovviamente poi compreso anche gli spin-off eccetera, che non fanno parte dei 10, quindi comunque è un numero molto molto grosso e direi che comunque, appunto, dopo 20 anni, fare ancora un film di questa fattura così buona non è veramente da tutti. Quindi io tenevo a dire questa cosa, che comunque andate in sala tranquilli, non è il solito show, potete benissimo vederlo. E niente, fatemi sapere se l'avete visto. È uscito ieri, io l'ho visto al Day One, quindi è uscito il 25 ottobre, oggi è 26, quando ho registrato il video del 2023, e aspetto una edizione fisica che questo qui sicuramente lo prenderò. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto, cosa ne pensate, se volete andare a vederlo, se non vi ispira. Lasciate un like, iscrivetevi al canale,
Come sempre, attivate la campanella per essere avvisati sulle prossime notifiche, dei video in arrivo sul mio canale. Grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!